ci sono. È tardissimo. Lo so. È tardissimo. Ci sarò? Non si sa. Il delay della chat è 8 secondi. Ciao, Spax! Ok, quindi sono online, ok. Sono in ritardo perché... aspetta che sta luce, fa veramente un po' tazza. Ecco. 4 o 5 minuti fa, quando mi sono alzata per il computer per accendere YouNow, mi sono resa conto che io ero struccata. E ho detto no. No! Non posso con questa faccia. Non posso. E quindi questa è... Scusami, sono in ritardo. Ciao, 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 adorati! Nutella vede tutto nero. A belli de zio! Questo è Leo. Chiara tesoro. Ci facevo caso con il video del Giappone oggi. Che ci sono quei momenti di stacco tra quelli registrati in studio e quelli live col cellulare, no? E per carità, alcuni momenti sono appena sveglia, sono ok. Però che brutto contrasto. C'è la luce giusta, come si può dire? Aiuta, ne? Clalonzi mi manda il lama dell'amore. Ciao, ciao. Dov'è Minty? Ho fatto un fail con Minty Vets che mi vergogno come un cane. Aspetta, cosa vuole Adobe Reader? No, non voglio... No, baby, shoo. Ok. Minty era a Bologna la settimana scorsa. E io lo sapevo. Cioè, ci eravamo anche confrontate su questa cosa. Però io non ho tenuto d'occhio il telefono quando era necessario farlo. È stato un mega fail. Arriva Nessun Dogma con Sera Puzzoni. Non sto dando molta attenzione alla live. C'è una matricola che so per certo essere Alessandro, perché ci eravamo sentiti sulla pagina di Faccia Bucco. Franci Dax per ora mi vede ma non mi sente, deve essere uno spettacolo. Adobe Reader ha reso felice la giornata di Eleonora, dice Sbax. Allora, in realtà, avendo noi una matricola, è necessario fare i nostri riti di iniziazione alle matricole. Allora, invece di cose terribili come nelle confraternite, nel nostro caso, volendo puoi entrare nel supergruppo di Telegram se sei il tipo di persona che tollera quelle 3.000 notifiche ogni... In quanto le facciamo 3.000 notifiche, secondo te? 4-5 ore? Beh, insomma, tante. Scusami. Adesso ti spiego tutto. Quindi, quella è la prima cosa. Poi, abbiamo un... Aspetta, dipende... Meno di 3 ore, il tempo che ci mettiamo, insomma, a fare le 3.000 notifiche. Poi ci si fa schedare. A quel punto si entra nell'elenco ufficiale dei... Prisma, di noi. Invece delle cose terribili delle confraternite, ti becchi Sbax, che ti stalkera. Sbax è la nostra... non saprei. Sarà che ho visto di recente tutta la saga degli Hunger Games. Sei il game maker. esatto, puoi entrare nel gruppo Telegram se hai calma e gesto a sufficienza per ignorare completamente dei pacchettoni di Unread da 5.000 messaggi, vivere in pace. Questa, devo dire, è una cosa che il gruppo mi sta insegnando. Cioè, penso fino a 3-4 mesi fa l'idea mi avrebbe uccisa. Invece adesso sarà che non ho opzioni. Cioè, non posso fare diversamente. E quindi sì, anche a me capita di ignorare dei blocchi da 5.000. Leo dice, Sbax è l'anagrafe. Finché Sbax non ti scheda, tu non esisti. È vero. Quindi, Clalonzi non è schedata. Ecco, allora Sbax, notaio... può inserire, se vuoi, cioè non è che uno è costretto, però è molto bello se lo fai, perché così partecipi alla media, cioè il Prismartian medio, quanto è alto, poi cos'altro, quanti anni ha.
Allora, nel frattempo la chat continua a meravigliarsi del fatto che io avessi una notifica di Adobe Reader. Ma guarda che deve essere un rimasuglio di Dio sa quando. Chissà perché mi è servito. Vabbè. Allora, se siete nel gruppo Telegram di Chessbox, inoltre il copy-paste. Io prendo il link di Telegram perché da quando siamo diventati un supergruppo, ahimè, sono l'unica che può occuparsi di questa cosa. Dico ahimè semplicemente perché io e le responsabilità di solito siamo due binari paralleli che tendono a incrociarsi il meno possibile. Ecco, per esempio, adesso ho 2492 messaggi non letti. Ti amo tantissimo. Allora, Sbax, no, cosa mi dici? Allora, intanto io metto il link, perché sennò non ci capisco più niente. Però Sbax mi dice, si può fare anche un'altra cosa bellissima. Gruppo pubblico con link personalizzato. Se mi spieghi bene cosa devo fare, lo faccio. Però me lo devi spiegare molto bene, perché ti ricordi com'è andata col supergruppo? Cioè, in realtà quella è andata abbastanza liscia. È stata l'apertura del gruppo che è stata imbarazzante. Cioè, prima avevo aperto un canale. Ok. Sera, ciao. Siamo una famiglia, via, non c'è niente da fare. La chat è silenziosa, occhio che ti guardo. No. Ok. No, sulla chat c'è Tomo che giustamente dice non vedo un cappero su YouNow, come sempre, ma dai, uffi. Allora, io chiudo la chat perché sennò mi distraggo. Ecco fatto. Prima avevo visto nello scorrere della chat il trailer di Doctor Strange. Beh, ma che cos'è quella roba? È perfetto o no? Ora ho letto da qualche parte che qualcuno faceva presente che con ogni probabilità Benedict sarebbe perfetto anche nel ruolo di Wonder Woman. Altresì vero. Però come Doctor Strange è proprio bravo, né? Ciao Stefano! Ciao Prismi! Ci ha scritto ciao Prismi. Forse effettivamente al di là di qualunque altro nomignolo dobbiamo tenerci Prismi e basta. Adesso io, visto che la settimana scorsa abbiamo condiviso, o meglio, io mi sono sputtanata con la storia delle mutande, fondamentalmente, perché è così. Allora, c'è un altro dettaglio terribile di stasera. Ti ho detto che mi sono truccata tutta di corsa. L'altro giorno, e nei video del Giappone, ho usato, sai, quelle mini lattine di... Questo gesto con i nostri innuendo non aiuta. Scusa. Una di quelle lattine con i burri cacao di Lush. Ecco, allora, secondo me io avevo preso lo stesso. Evidentemente no. Insomma, mi trovo sto coso rossissimo addosso. Allora ho deciso di toglierlo. Solo che togliendo, cioè, insomma, il risultato è questo. E con questo sto sporcando tutta la libreria. Sembra gli 88 folli. È un macello. Niente, sono una casinara. E devo semplicemente embrace questo mio modo di essere. Aspetta che ripiego i pantaloni su se stessi. Ok. No, al momento Blue Beam, Francesco no, perché colei che non deve essere nominata è nella tomba e lì deve rimanere. Francamente ogni volta che qualcuno dice mi manca Blue Beam, io muoio un po' dentro. La Marghe è un irriducibile Camber Cookie. Guarda che subito arriva Chiara. Shhh, nessuno deve nominare Blue Beam. È vero. Ma sai che a un certo momento avevo avuto un progetto delirante. Cioè, nella mia mente perversa doveva esserci in cima Prismatic, perché per il nome, e poi avrei dovuto avere molti canali tipo Blue Beam, Red Beam, Green Beam, tutti a tematiche diverse. Poi ovviamente no. Però quella era la mia idea, l'idea madre. è vero, la Marghe mi aveva conosciuto col Walk with Sherlock. Te li avevo detto che ti ha conosciuto con Walk with... No. Ah sì, ok. Pensavo di essermi sbagliata, di aver letto un messaggio che non era per me. È arrivata Alessandro. Hi folks. Tomo che mi sto perdendo. No, tesoro. Perché? Non ci sei? Eccite. Guarda Devil Monkey che è troppo sul pezzo, diceva che si capiva, che l'idea è quella.
Hai visto i video del Giappone? Ti piacciono? Yeah, c'è anche Joe. Fred non voleva crearsi non un canale, bensì un network. Poi conquista di mondo. Sì, esatto. Ah no, Tomo Tomo è ancora in completo isolamento, cioè non vede e non sente. You know, mi rigetta. Che cosa gli hai fatto? E cos'è questa cosa? L'abbiamo già verificata questa faccenda che io posso stalkerarti? Però preferirei che al posto della faccetta grigia mi mettesse il tuo avatar, perché così io ti riconoscerei ancora più in fretta. Vabbè, perché tanto, cioè, siamo sempre noi. Belli video. Hey. Mi hanno dato molta, molta nostalgia. Ci ho messo 8 milioni di anni a cominciare a guardare tutto il girato e a capire il da farsi, anche perché, come ti ho accennato vagamente sulla chat, sto attraversando un periodo molto difficile per via di una tragedia in famiglia di cui non voglio parlare perché, per un sacco di ragioni. Primo, perché non sono al centro di questa cosa, quindi da un certo punto di vista non, diciamo, non sono affari miei. E secondo, voglio che il clima sia sempre il più sereno possibile. E se porto questa cosa anche qui, dopo che ha dilagato a 360 in tutto il resto della mia vita, non ho più un'oasi. Quindi non mi va. Insomma, però questo ovviamente mi ha rallentato in tantissime cose. Tipo, ci sono state delle giornate in cui, secondo me, stavo lavorando e merda, non concludevo niente. Cioè, tutto mi ci è voluto molto più tempo per farlo. Questa bellissima frase è brava Fred, lettere moderne, sono tut stati tutti i soldi ben spesi. Oh, tanti abbracci, sì, grazie. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Vabbè, era un po' un pitifest, quindi anche se mi scordo va bene uguale. Allora, Sbax torna da noi con notizie su questa cosa del gruppo. Dice: non so come, non ho trovato come si fa, ma dovrebbe esserci qualche opzione. Ah, chat, stai ferma. Vicino al link di invito su Telegram. Magari recluto volontari e ti faccio sapere. Ok, allora aspetta che riapro la chat. Via, ce la posso fare. Perché la tensione è troppa. Cos'è che stiamo cercando di diventare? Ah, sì, un coso aperto. Coso aperto con il link personalizzato. Dunque, ci siamo tutti noi. Perché non riconosco Nicola? Ha cambiato nome, sono io che sono rincoglionita. Può essere. E perché ci sono? Ah, ma anche Leonora è un administrator. Veramente? Ok. Allora, se faccio edit, tipo c'è questo create public link. Questo può aiutare? O cosa? Devil Monkey e Tom, eccetera. Il coso aperto. Allora, noi ormai abbiamo un livello di innuendo tale che non c'è nessuna parola sicura. Non abbiamo una safe word. Scusa. Ok. Che succede con questo gruppo? Mi sono persa. Eleonora lo chiede, no? In che senso? Che stiamo cercando di passare da supergruppo a un gruppo aperto con link personalizzato. Devil Monkey dice: io prima della Prisma Chat non ero così innuendoso, ma io neanche. Sai che secondo me mi ha educata, svezzata e ok. I filtri non esistono. In cosa si sta digievolvendo il gruppo? È solo per avere il link più facile possibile. Credo. Vero, Sbax? Era quello il punto. No, no, Minty, me lo ricordo che l'ho fatta io, amministratrice Leonora, ma non mi ricordavo se pre o post l'essere diventati un supergruppo e di conseguenza, eccetera. Però se avessimo il link facile, tipo Telegram slash Prisma Chat, un po' difficile sbagliarsi, eh?
Cioè, allora, io l'altro giorno ci ho messo vari tentativi a scrivere federica.frezza@gmail.com sulla mia tastiera, cioè non era neanche una tastiera nuova, da dire, sai, magari la distanza dei tasti non è quella a cui sono abituata. No, 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 era la mia tastiera. Ero leggermente rincoglionita. No, ti devo far vedere una cosa che ho lasciato di là. Vabbè, magari se mi aspetti 3 secondi dopo te lo faccio vedere. Dunque, Little Alien sta dicendo qualcosa e non ho capito se è un link a un discorso che io ho perso, possibilissimo. Cioè, il nome è bellissimo, ma... Ah, ma cosa essere questa cosa? Tra l'altro con quell'occhiolino non aiuti. Ah, la curiosità di voi. Ok, allora ci vado. Ok, ci vado. Arrivo subito. In realtà, come sempre, temo di aver fatto troppa... Come si dice? Ho sbavato il rossetto di nuovo. Ok. Di aver fatto troppo hype su una cosa non necessariamente titanica. Però, se mi incontri per strada, ci sono le spille nuove. Come sai, l'unico modo di ottenere le spille è o scrivermi una letterina, non faccio più la cosa dei nastri, cioè se mi vuoi mandare un nastro, fantastico, c'è ancora posto, ma se no basta che tu mi scriva una letterina fisica e quando ti rispondo io ci metto anche le spille. Quindi c'è semplicemente la spilla così. Ok. Ma soprattutto, aspetta. Joe dice l'hype è nella mente di chi ascolta, è vero. No, vabbè, io queste sono troppo belle. Lo sai cosa sono? Perché lo sai? Guarda. Cioè, dai, non sono bellissime. Aiuto, non riesco a metterle dritte. Ok. Oh, I love them! Ok. Non vedo l'ora che arrivino tutti i campioni della roba nuova. Che peraltro non è finalizzata, quindi lo ripeto, se le vuoi, o mi devi trovare IRL, cioè mi vedi e mi parli, perché io me le porto in borsa così se ci vediamo te le regalo, oppure mi scrivi una letterina. Questo è l'unico modo di avere le spille bellissime. A proposito di vedere e parlare, che si fa domenica? Domenica era mica il giorno in cui dovevamo vedere se c'era l'incontro, vero? Che vabbè, rincoglionita, però insomma. Oh sì, dai, un sacco di letterine! Che ultimamente, devo dire, letterine me ne arrivano un po' meno. Mi arrivano un sacco di cartoline orrende, questo sì. L'altro giorno ero andata in posta con una delle mie colleghe più fighe di tutte, anche ha uno stile incredibile, e io mi sento molto in soggezione. Alessandro, corro a prenotare un biglietto per Bologna. Ok, poi ci mettiamo d'accordo e facciamo finta che mi incontri per caso, però in realtà no, la facciamo pianificata, tipo un roleplay. Cosa mi succede stasera? Perché faccio così? Ok, in Giappone cartoline non ne ho trovate, è anch'io andato, sono andato anche a Dubai. Oddio, a Dubai ce n'era una con un asino che era discutibile, però non era cartolina orrenda. Sto perdendo il filo e come al solito abbiamo 16 milioni di discorsi aperti. Cosa stavo dicendo? Ah sì, che secondo me c'era l'incontro di Subita, vero? Domenica si vota il referendum, io non voto. A meno che in realtà non lo so per il referendum, aspetta, perché sono residente all'estero. Quindi devo votare all'estero, effettivamente. Con sto pasticcio micidiale, ovviamente non sono a Londra, sono qui. Invece dovevo essere a Londra adesso. E quindi è andato tutto un po' in vacca. Subfactory, esatto. Scusa, Little Alien. Era sabato, però. Non era sabato. Fail. Perché sei residente all'estero? Perché sono residente a Londra. Ah,
A Dubai c'erano dei souvenir orrendi, dice Leonora. No, io me li sono persi. Non li ho visti. Yeah, c'è il nuovo Lights Blue! Allora, a quanto pare votiamo... Almeno, chi ha detto cosa vota? Sì. Si vota sì. Ah no, le spille, sì, le lettere. Ecco cosa stavo raccontando. Sono andata in posta con la collega super figa. E già che c'ero, dico, guarda, faccio un salto a controllare la casella. E c'erano dentro tre cartoline orrende, una più bella dell'altra. Ce n'era una a forma di farfalla, tutta piena di glitter da Assisi, una roba che più kitsch di così nemmeno io sarei riuscita a concepirla. E lei, pur fredda e magari le cui reazioni non sono proprio in superficie, ha dovuto ammettere che era di una bellezza veramente senza pari. Oggi ho paccato impro. Sono triste per questo, ma sono felice di essere con voi in live finalmente dopo tanto tempo. Oddio le farfalle, dice Kaiser Mars. Allora, in realtà la sagoma della farfalla a me ha dato veramente ai nervi da sempre. Specialmente perché adesso è assolutamente ovunque. Però in questo caso in una cartolina orrenda ci sta. Guardando YouNow dal PC, essendomi appena scaricato Telegram sul cellulare, con l'invito "che me ne fo", dice giustamente Alessandro, puoi scaricare anche Telegram da desktop? No, non lo so, aspetta, bisogna chiedere a Sba, oppure lo ricopi, non lo so, puoi scaricare YouNow anche sul telefono, così ti assicuri di poter vedere sempre la live anche se per caso sei in giro. Kaiser Marius ha proprio la fobia delle farfalle, quindi te l'ho già raccontata la storia dell'installazione di Damien Hirst. Mamma, che cosa stupenda. Però se ti fanno schifo le farfalle, anzi, se hai la fobia delle farfalle, magari meno. Cammelli glitterati, che presumo fosse sempre i gadget di Dubai che io palesemente mi sono persa. Ciò è male. Anche Leonora si schifa delle farfalle. Che faccio? Te la racconto anche se ti fanno schifo le farfalle? Le Dalalian con l'hashtag cose a caso aggiunge che anche Nicole Kidman ha la fobia delle farfalle. Ah, io me lo segno l'hashtag cose a caso. Perché per adesso non ho cose nella lista dei link. Possiamo per favore fare un attimo di silenzio per me? Perché sono stata brava a mettere i link. Grazie. Allora, una cartolina trovata in vacanza ritraeva una vagiaigi con gli occhiali da sole. Io temo di capire cos'è vagiaigi e ciò è male. Ma non può essere vero nessuno, veramente? Veramente? Però il fermo immagine di quella faccia, dice Devil Monkey. Oddio, chissà quale. Riviera Romagnola. Fede, a proposito di link, ti ho mandato su Twitter la foto dei amici che cercano casa a Roma. Ecco cosa posso mettere nei link. Gatti. Fammi vedere. Andiamo tutti sul mio Twitter a vedere i amici che hanno bisogno di una casa. Poveri, ma ancora. Oddio, vabbè, che ce l'hai detto la settimana scorsa, mi sembra. No, vabbè, Vez. Non so come tu possa vederlo. Aspetta che lo retweeto. No, lo retweeto dopo, così mi concentro e posso scrivere qualcosa di carino e di affettuoso. Sono bellissimi. Sono un sacco di micini tigratini e bianchi, hanno ancora gli occhi azzurri e ancora non si sanno i sessi. Che meraviglia. A proposito di gatti, Fede, sono andata al Cat Café a Tokyo. Tu ci sei andata? No. Non ci sono andata perché avevo già abbastanza nostalgia delle bestie e... No. Ma guarda la Tomo, dice, dove lavoro ci sono... Aspetta, è corsa sulla chat. Ci sono molte cartoline orrende. Dove sono queste cartoline orrende? A me devono arrivare le cartoline orrende.
Cat Café anche a Milano. Aspetta che... Allora, la chat ha cominciato a fare questa cosa che ogni tanto scatta e ogni tanto no, e io mi perdo tutto. Allora. Ah, una vagege, o una vaieie. Fred tiranna delle cartoline. Sì. Sempre la collega mi fa, ma dopo di queste cartoline cosa te ne fai? E io, le tengo in una scatola. Ok. Lei sembrava piuttosto preoccupata per il mio benessere psicomotivo, ma in realtà la mia scatola delle cartoline orrende è una delle mie most prized possessions. Dammi la definizione, dice Kelvin Karma, di cartolina orrenda, così quando viaggio so cosa cercare. La cartolina orrenda è un fine sapore. È come quando in un piatto hai messo troppo sale ma lo mangi lo stesso. È quella cosa che diventa kitsch, talmente kitsch che fa il giro e torna bella. È qualcosa che celebra il lato più ironico dell'esistenza. Tipo ad oggi una delle mie preferite è questa foto di questa cartolina di un paese in Norvegia, secondo me, che è soltanto 9 riquadri. Con dei vecchi in bicicletta, presi da dietro. Non è descrivibile. Ecco, quella è una cartolina orrenda. Oppure i numerosi, appunto, giochi di parole o quelle tutte nere con vista di cortina di notte o culiettette. Vogliamo vedere la collezione di cartoline? Hashtag Escile, dice Alessandro 17. Ce le ho in studio, ma sì, hai ragione. Prossima settimana ti giuro che faccio un bel reportage delle mie preferite. Ce ne sono alcune che a me servono per i momenti di tristezza. La mia preferita è sempre quella dove c'è una brutta vecchia foto della colonna in Trafalgar Square e sopra c'è una brutta immagine scontornata di un piccione al posto di Nelson. È osceno, è indescrivibile. L'adoro. Devil Monkey fa una bella sintesi nel nostro gruppo per questa persona che continua a darci il 10, che è We Love Broccoli. La mia preferita di quelle che ti ho mandato era una finestra e basta. Quella era dal Trentino, c'erano anche i gerani sopra. Bellissima. Non mi aspettavo tutto questo buon gusto da parte degli inglesi. E della stessa serie c'è un pullman che passa sotto il Tower Bridge. Di nuovo è un bruttissimo fotomontaggio. Non mi ricordo più cos'altro. Cartolina orrenda, dice Light Blue, è trash, talmente trash che poi alla fine diventa bella. È arte che non sa di esserlo. È il coraggio di essere magnifico orrore. Sei un genio, lascia che lo screenshotti. Perché questa è una delle migliori definizioni di cartolina orrenda. No! Aspetta, aiuto! Eccoti qua. Ferma. Chat, fermi tutti, non scrivere, fermi! Vacca miseria. Aspetta! Fermi, 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 fermi! Mi sento stupida. L'ho preso forse, aspetta che controllo. Non è detto. Forse no, aspetta, eh. Questo computer è ancora più lento di Guy Fawkes, che è dir tanto, eh. Vediamo, no, ovviamente non l'ho preso giusto. Allora, fermi tutti, fermi, non scrivere, aspetta, 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 aspetta un attimo, aspetta. Non ce la posso fare. Light, hai ragionissima, se la chiamiamo Light e basta, mi fa molto Death Note. Fai un video ASMR show and tell sulle cartoline orrende. Dovresti farci un video sulle cartoline orrende. Dici? Tieni Fred. Oh, grazie. Come faccio? Ah, così. Grazie, scusami. Ero un po' ricoglionita. La cartolina orrenda quindi è True Blood. Oh, Little Alien. Quella ferita è ancora troppo, troppo presto. C'era l'amore di Pug. Oh, l'amore di Pug. Anche perché ormai di cartoline, guarda, avrò uno spessore così. Ecco,
quindi sono un bel po'. Condivido l'idea del video per YouTube. Mo segno. Video cartoline. Per quanto... Hai visto la foto su Instagram in cui stavo aspettando i biscotti fuori dal forno? È tornata la Kim e abbiamo di nuovo cucinato insieme. Però stavolta non è stato un fail. Abbiamo usato la meravigliosa ricetta di coso, come si chiama? Rioja, cioè Peaceful Cuisine, per fare i biscotti vegani all'Earl Grey. Ah, buonissimi, te li consiglio molto. Light Yagami. I am gay. È Yagami al contrario. Anch'io voglio il video sulle cartoline orrende, con tanto di classifica delle prime tre. No, scegliere è molto molto difficile. Il video dei biscotti Star Wars. Mamma mia, terribile. Arriva Chiara, che prima ho visto, avevi scritto, mi sto perdendo tutta la live. Perché ti stai perdendo la live? Ah, discussioni varie. Oh no, tesoro, mi dispiace. C'è traccia video di questi biscotti? Sì. E ho deciso, senti se pensi che sia una cazzata dimmelo e non lo faccio. Ma secondo me, tutte le volte che viene Kim e cuciniamo, secondo me, cioè la serie video ha già il nome. Cookim. Eh? Oh, Miss Lally Blu, arrivata a casa, ora vi guardo e scrivo anche. Scrivi una letterina a me o qualcosa di importante? Perché sennò come fai a concentrarti? Il gender. Arriva Eleni e dice, ma veramente Yagami al contrario è Aima gay? Yagami, è vero. Cookim. Ok, sono gender anche in Marò. Scrive in chat la Chiara. Oh. Fred, quando ci vedremo? Presto, penso. Quando hai filmato? Mi sono davvero emozionata, sembra. Sì, secondo me ci sono ancora qualche pezzetto molto carino. Mi rendo conto che ci sono dei momenti non cartolina orrenda, ma cartolina noiosa. Per cui, sai quelle cose che uno filma soltanto per averle? E basterebbe guardarle, però ecco, volevo memorizzare alcune cose. Quindi ci sono un tot di inquadrature che non finiscono nei video. Anche perché sto cercando di avere una durata umana. No, la Marche deve scappare, ciao! E peraltro un sacco di cose sono un imbecille perché non le ho filmate. Tipo, no, non te lo dico. Alcune non le ho filmate. Però questo secondo me mi darà qualche problema narrativo. Però mancano poi due pezzetti di viaggio e il rientro. Com'è l'idea geniale di There and Back Again? Me l'ha data mio fratello. Oggi ero lì che dicevo, Franci, no, non so come fare, sono disperata. Pensavo di stare in tre parti, There and Back Again, e invece il pezzo di mezzo lo devo dividere in tre. E lui mi fa, and. E io, appunto. Non ci stanno. Insomma, ci ho messo 10 minuti a capire che intendeva and. Puoi inserire delle foto? Questo è un messaggio nella chat di Killer Doll che non capisco a cosa si riferisca. Io smangiucchio un bastoncino di zucchero natalizio. Mi sembra il momento ideale. Hai visto qualcosa con i Cinema Days? Non so cosa siano i Cinema Days. A meno che non siano quei i giorni quelli... Non lo so cosa sono. Ci ho provato! Come quando all'interrogazione... Non lo so. Non so cosa sia.
Poi c'è chi mangia lo hacker al caffè espresso e Radler al pompelmo. Devo fare il pollo, ma la padella è sporca. Tragedia in atto per Eleonora. No. Allora, mi viene spiegato cosa sono i Cinema Days. Promo cinema a 3 euro, tutti gli spettacoli. Aha! Il problema è che a me non piace andare al cinema in Italia perché ovviamente sono doppiati e questo mi irrita. La Radler è buona, è molto buona. Kaiser Mario specifica ancora di più, 3 euro film normali, 5 euro film in 3D, bello. Allora, poi ci sono le selfies coi cervi sacri, che non sono belli in modo oggettivo, ma la soddisfazione di aver immortalato il momento Vets non ha prezzo. Di nuovo non ho capito di cosa si sta parlando. Allora, Clalonzi ha visto il cacciatore e la regina di ghiaccio. Guarda, almeno per gli effetti speciali lo volevo vedere anch'io, quindi... E poi lo sai che I would never, ever judge you. Hai visto Suffragette? Ancora no. Anche Joe l'ha perso, nei cinema da me lo hanno dato neanche per una settimana e sono tristissimo per questa cosa. Anche a me è seccato molto perdermelo e anch'io l'ho visto poco in giro, ecco. L'altro giorno passavo di fianco a un cinema parrocchiale qua a Bologna che aveva il cartello, però sicuramente in italiano, quindi no. Le foto del Giappone, giustamente, di Light! Mi ero fatta le foto a Nara dove ci sono i cervi sacri. Oh sì, io non ci sono stata a Nara. Ma in realtà non sono mai uscita da Tokyo. Ma tanto sarà solo la prima volta. Ecco. Suffragette una settimana, Brooklyn una settimana, un bacio una settimana. Sì, Minty si lamenta del tempo con cui rimangono fuori i film nel suo cinema, presumo. Hai visto il trailer delle creature magiche? No, Francesco, mandami il link, così posso metterlo. Ah, ecco, il link di... ovviamente di Doctor Strange. Mamma, che bello, l'hai visto? Te l'ho già detto, l'hai visto? Quel momento quando lui dice teach me non è uno spoiler, è bellissimo. Mi ha fatto venire i brividi. E peraltro i racconti di lui sul set sono di una gentilezza... Lui è di una gentilezza tale che i racconti sono molto emozionanti, specie quando è andato in fumetteria a comprare un numero di Doctor Strange e la gente stava losing their shit, giustamente. Tra 10 minuti, dice Erika, va a vedere Veloce come il vento. Qualcuno l'ha già visto? Io no. Io l'ho fatta a Miyajima, la foto coi cervi, stanno ovunque sti cervi. Giulia, non l'hai ancora visto il trailer? Lo metto nel riassunto, così te lo guardi. Anche Light odia il doppiaggio, soprattutto se è stata eliminata la magnifica voce di Benedict. Mamma mia, poi ci sono dei momenti in quel trailer... Ha un range tale di espressività, quel tono, che è qualcosa di incredibile. Animali fantastici, e mi viene messo il link. Di Fantastic Beasts, sono un idiota. Non avevo capito di cosa stavi parlando, resta vero che non ho ancora visto il trailer. But I will. Sbax dice, non l'ho visto Veloce come il vento, ma l'hanno girato dove abito io. Cool. Bla bla witch, stanno girando la Torre Nera. Che cosa è? Ieri sono stata latitante tutto il giorno dalla chat, come ho scritto, perché ho registrato 4 milioni di video. Sai quando ci sono quei giorni che mi capita anche con lo scrivere e vabbè, quando faccio gli scarabocchi, quando disegno, ci sono quei giorni in cui sei proprio in vena, che ho sempre trovato essere una pessima pessima metafora, però insomma volevo registrare un video solo e invece I just kept going con degli altri video che avevo mezzi preparati. Ho fatto il Vini Vidi di Deadpool, ho fatto, vabbè, quelli per cui avevamo già votato, quindi quello di Hunger Games, quello di Frankenstein con Harry Potter e con James McAvoy, e occhio Vets perché c'è un video sulle serie che arriva, perché avevo bisogno di parlarti. La voce di Benedict è stata definita da una mia amica, e cito testuale,
Strappamutande. Sono d'accordo. Ah, prima avevo visto che Sbax mi chiedeva... Era Sbax o... No, forse era Devil Monkey. Perché no, io non stia bevendo sangue questa sera. E in realtà, ahimè, ho solo l'acqua. Abbi pazienza. Nessun dogma mi chiede. Nei biscotti Lord Grey che olio hai usato? Olio d'arachidi. Ci sono novità su Mokita? No. Allora, io confido che entro l'estate, cioè nei prossimi, massimo nei prossimi 2 mesi, tutto quello che deve essere fuori sia fuori. Ecco. Lo chiamavano Gigrobo. Senti, ma io ho sentito delle persone di cui mi fido dire delle cose agghiaccianti su sto film di Lo chiamavano Gigrobo. Anche Jules, Jules è solo in inglese tesoro per ora. Comunque sì, cioè Jules entro l'anno, gli altri sono. Dunque, La Torre Nera, Stephen King. Le scelte di cast, sai che non lo so, come mai non sono informata sull'argomento? Mi informerò quando è finita la live, magari. Minty dice che è bellissimo. Anche a Eleonora è piaciuto. Anche a Clint. Allo spacciatore di serie no. Squido dice qui l'hanno amato tutti, probabilmente per sentimento di patriottica romananza. Cioè mi hanno detto che è un miscuglione... Oh, gatto! C'è Gordon! Ciao! Vuoi venire a farti vedere? Dai, dai, fai vedere che sei troppo bravo. No, fai finta che non ci sia nessuno. Eh? Perché effettivamente non c'è nessuno qui. Ok. Dai, dai. Va bene, ti prendo io. Ciao. Dai. Mi fa morire quando mi guarda così. Gordon, dai. Lo sai che giochiamo a nascondino, per cui io... Perché ti racconto queste cose? Anzi, peggio, comincio a raccontarti queste cose, poi mi accorgo che sono potenzialmente imbarazzanti, ma a questo punto è tardi. Vabbè. Gattono intorno al letto velocemente, poi spunto con la testa. Niente, ci divertiamo molto. Oggi l'ho filmato perché stava impazzendo. Stefano dice, ma io sono sempre stato convinto che questa location fosse casa dei tuoi, ma è casa tua? Sì, è casa mia. qua ho fatto tantissimi, tantissimi video per un sacco di tempo, finché la webcam di questo computer ha retto e a YouTube andava ancora bene, ecco, diciamo, una non qualità di quel genere lì. E per darti un'idea, attraverso lì davanti c'è la cucina dove cucino con Kim. Ci sono, non so neanche se ci siano dei video registrati a casa dei miei. A Colorful World osa, ci posso usare una domanda privata? Nel senso che è una modalità di mandarmi una domanda o è una domanda a tema privato? Comunque spara, se non voglio rispondere la ignoro. La prima stagione di Grace and Frankie di Netflix l'hai vista, la conosci? Chiede Joe. No, però se ne è parlato in chat l'altra sera, mi sbaglio? Sì, allora, Grace and Frankie. Abbi pazienza. C'è il book comics, se non sbaglio. È vero, Squiddo, quanto sei sul pezzo di video registrati a casa dei miei. E anche quindi, perché li registrai la stessa notte, le idiosincrasie da lettore. Micio, c'è Riri che era gelosa dell'attenzione di Gordon. Aspetta che le pulisco gli occhi, povera nana. Povera ciupina, sei sempre col raffreddore. È vero. E poi pesa come un uccellino. C'è River Poti Poti. Eccoci qua. Ah, ok.
Ha spento you now? No, ok, ci sono. Fred, mi sono dimenticata di dirti che ho visto una fiera... Scusa. Quel carciofo non carciofo che si brucia, cioè la salvia, la salvia rituale. Poi lo hai acceso? No, ancora no. Si sentivano le fusa. Oh, che cosa carina. Tra un po' anche un videobook, se effettivamente, io penso. Che cosa ho scritto? Ah sì, Grace, giusto. L'ho scritto, ok. Sembravi molto Roger Rabbit in questo momento sputazzo. Ma tappetà, caro. Per quanti anni hai? Era questa la domanda imbarazzante. Quanti anni mi dai? sì, era questa la domanda imbarazzante. Ne ha 15, 18. Ho già scritto sullo schedario. Mezzo, devo dire, o mi lusinghi o stai barando. Fede, ho il blocco della lettrice, riesco a leggere solo fumetti. Suggerimenti? Sto preparando un video sull'argomento. Prima di tutto non prenderlo sul serio, il blocco da lettrice. E non pensare che sia una strada senza ritorno. E qualunque cosa ti va di leggere, leggila, non è mica un lavoro, Non lo devi proprio a nessuno di leggere. L'unica cosa, devi a leggere di non renderlo un obbligo. Questo sì. Ecco, questa per riassumere, è quello che penso. Santo schedario. Sta settimana ho letto Gotham Academy 1 ed è fico assai. Io no. Come mai? Lo so, perché è un po' che non vado da Forbidden Planet. E anche qua, come coi film, eccetera, eccetera, ho il problema che di solito non li compro in italiano. Per quanto relativamente vicino allo studio, cioè di fianco alle due torri, hanno aperto un'altra fumetteria Panini. Dunque, la Panini, con tutte le considerazioni del caso, aspetta che chiudo la chat perché sennò ho 4.000 notifiche che mi distraggono. Se non altro è comodo, mi piace poter andarci fisicamente e hanno una marea di pop. Perché il mio preferito qui ovviamente resta sempre Alessandro Distribuzioni. Perché sì, perché il mio cuore è suo. Perché Joy non sta in piedi ultimamente? Vabbè, mi è capitato di andare a vedere cose che mi andava di leggere, ma non in italiano. Allora, Clalonzi oggi ha comprato High Rise solo perché c'era Tom sulla copertina. Hashtag ho un problema. No. No, non vedo il problema. Anche Minty dice sta leggendo poco quest'anno ma cerca di non angosciarsi. Assolutamente no. Allora, forse ti sembra comodo perché non credo che a me sia mai capitato di avere il blocco del lettore. Però ci sono stati certamente dei momenti dove per ragioni assortite ho letto meno. Questo sì. La prima cosa, ti ripeto, secondo me è come col cibo. Non devi far sì che diventi un problema. Ecco. Quindi lo faccio, serve sto video su come affrontare il blocco del lettore. C'è qualcuno che si muove, oddio, è vero, Igor. Come ha fatto a fare così? Ad Alessandro Distribuzioni sono sempre gentilissimi, è vero.
A fianco alle due torri fa molto Signore degli Anelli. È vero. Come si fa ad avere la foto e non la grey face? È vero, Little Alien, non lo so. Julia Blackwood adesso sta leggendo poco perché deve leggere cose per gli esami e per la tesi, quindi insomma. Minty si lamenta su Alessandro Distribuzioni, Kelvin Karma è sul pezzo. Ci siamo dimenticati di nuovo del gioco, cioè abbiamo 10 minuti di live rimasta. E com'è stata la tua settimana? 5 parole. Da Alessandro al piano di sotto, non ci sono più i fumetti in lingua? Non ho mai comprato lì i fumetti in lingua, sempre andando avanti e indietro con Forbidden Planet, però penso che ci sia l'usato, perché non hanno più il sede dell'usato? Non lo so. Fra le due torri, qua, e There and Back Again sul tubo, oggi siamo molto tolkieniani, è vero. Se premi su quella vicino all'inserimento della chat, ti chiede di avere accesso al microfono e webcam. Non ho capito. Fiori in testa, fantasia attiva. Altra cosa che non ho capito. Ah no! Certo, è la settimana in 5 parole, idiota. Fiori in testa, fantasia attiva. Mi sembra una buona settimana. Settimana di Stefano, mai un minuto di respiro. Quella di Clean, sempre al lago, me felice. Oh, bello! No, Miss Lally Blue, io non leggo più. Non so se dovevano essere 5 parole o se era il discorso di prima. Nintendo nuovo uguale addio laurea. Questa è la settimana di Squiddo. Oh mia, attacchi di panico ogni giorno. Tesoro, ti sono iper vicina. Sai che anche a me succede e lo so che è brutto. Aggressione del cane dei vicini. Arrivata maglia a tema Civil War. Clalonzi è bellissimo, hai Twitter, mandaci una foto! Miss Lally Blue, sono tornata su Telegram, yeah! Queste sono le sue 5 parole. Mal di testa, please mollami, settimana di fantastica. Aspetto cose, ma arrivano altre, quella di Alessandro. Marrano ha trovato lavoro, felicissimi. Oh, Tomo! D&D, ansia. Veda, ansia, ansia. Fermo. Sono una vagabonda senza sosta. Light Blue, bellissimo. Anche Spax è riuscito... Siete riusciti tutti a mettere la faccia che si muove. È bellissimo. Tanta felicità, poi triste lontananza. Oh no, Devil. Gita a Bologna con le amiche, ma non Fred. A proposito di magliette, segnalo da Celio. Si dice Celio, vero? È quello con l'asterisco, mica. Bellissime magliette di Civil War da uomo, ma adattabili per signore. Oh, questo me lo segno per baci. Ho un foglietto di cose che voglio comprare ultimamente. Vi muovete tutti, mi viene il mal di mare. È bello, eh? Da un lato sembra, ti ricordi quei siti inizio anni 2000 con i banner dei siti amici che luccicavano? Pigiate sulla freccina di fianco a dove scrivete il messaggio, dice. Sulla freccina di fianco a dove scrivete il messaggio. Io non ce l'ho. Clalonzi dice mi tagga su Instagram per la maglia, non ha Twitter. Sì, dai, voglio vederla assolutamente. A Colorful World, giustamente. Quale freccina? No freccina. Oh, questo mi sembra uno di quei momenti che io amo follemente di cortocircuito. Hai mai visto cortocircuito? Se non l'hai mai visto dovresti. Tu puoi vedere le foto in cui io vengo taggata, vero? Credo di sì. Eventually, non c'è ancora. Necessito input, grazie Alessandro. Sì, è anche quella visibilità, 5 piedi, 3 piedi, niente piedi. Ilene è ancora senza computer, non ha freccine e non ha speranza. No, Ilene, no, non dire così. In effetti ricorda lo spazio affiliati, esatto, sulla home page di Forum Free.
Spero non causi crisi epilettica a nessuno. E beh, con la faccenda delle frequenze è delicato, il problema. Come tutte quelle varie storie di strade particolarmente pericolose. Perché, allora, ce n'era una sulla Costa Azzurra, una in Liguria e secondo me una nella pianura padana. Di strade dove al tramonto la luce arrivava attraverso i filari di alberi, per cui andando subito sotto il limite di velocità arrivava questa alla frequenza che induceva crisi epilettiche al volante, le matte risate, vero? Guarda Devil Monkey, I like to move it, move it. Il gatto prova a uccidermi. Dov'è sta freccetta? Ma non è questa, vero? No, non è questa. Con questo faccio esplodere, you know. È sicuramente l'autodistruzione. Ma... aspetta che... questo è un discorso che io devo sapere. Perché Squiddo risponde a Minty. I veri uomini non hanno bisogno di porte. Che mi sembra un po' radicale come... ok. Ok. Io direi di sì e bisogna anche che bussino, ma... no, freccine, freccine gialle, ma io non ho una freccina gialla, ho un, faccina, ho una faccina grigia, ma se la pigio salta tutto, se salta la chat, se spengo, no. Allora, Clalonzia ha provato a taggarmi su Instagram, vediamo se funziona, sì, ho la notifica, ma è bellissima questa maglia. No, vabbè. Ah, devo mettere la mia solita esclamazione. Oh, wow. Oh, wow. È bellissima. La voglio. Cielo, cielo Torino. Tutto spalanco al 15 febbraio. Cosa vuol dire tutto spalanco? In saldi? Ho pigiato su Sbax e mi si è chiusa la live, dice Tomo. Secondo me tu, Tomo, in una vita passata hai pestato i piedi a YouNow, che non si capisce. Ah no, Stefano anche ha pigiato la faccetta e Mozilla ha crashato. Ah, ma perché lo fai con la... lenta ma inesorabile, ho capito il punto di questa faccenda. Minty mi specifica, no, non hanno le porte, i negozi cielio non hanno porte. Ok, scusami. Cioè tu nel momento in cui fai la faccenda... ah, interessante. Guarda quello di Eleonora con il gatto kawaii. Adesso ho capito, anche i veri uomini non hanno bisogno di porte. Ti ripeto, lenta ma inesorabile. È che mi sembra di tenere aperti vari fili di conversazioni. Anche quelle in cui io non c'entro. Spesso questa manovra non funziona. Allora, adesso siamo al 58esimo minuto. Aspetta, Nutella dice, ho le cuffie, ho iniziato a sentire un continuo rumore di goccia, la pioggia è così forte che entra nel sottotetto. C'era un altro momento screenshot veramente importante. La manina che saluta, no vabbè. Gatto kawaii preso a Tokyo, ovviamente. Io forse lo posso fare con il Monte Fuji. Sai che non ho avuto ancora il coraggio di togliergli l'etichetta, non lo so perché... quanto è carino! Dicevamo, anzi adesso siamo al minuto 59. Quindi dobbiamo farci forza. Sbax dice, non riesco a capire come questa cosa delle GIF non sia ancora stata invasa dai peni. In che angolo di internet siamo? Le nostre perversioni sono più raffinate. Che devo dire? Non le vuole etichetta niente che non vada indossato, dice Eleonora. Ecco, meno male, mi sento meno sola. Allora, mi raccomando, se adesso lo shock del distacco è troppo, vieni immediatamente sulla chat di Telegram. È sempre molto bello. La live si supera come sempre ogni settimana. Io mi chiedo quando questa parabola
Boh, arriverà un plateau, spero, perché sennò è... L'emozione è anche troppa. Grazie come al solito per aver passato un'ora del tuo tempo a chiacchierare con me. Per me è stato bellissimo, spero che sia stato divertente anche per te. Domani arrivano gli altri videoci del Giappone, se va tutto bene. Prepariamo la mente al momento chiusura. È vero, perché adesso c'è lo shock. Io ti lascio e... Oh no, Chiara ha perso tutto. No, tesoro. Mi dispiace. Io devo andare a leggere Infine Jess, sennò rimarrei. No, mille cuoricini. I pug dell'amore, lava dell'amore, tutto bellissimo. Oddio, lo facciamo a strappo, Vez, sennò è troppo brutto. Ok, pronti, vado, eh? Ci vediamo in chat. Grazie, è sempre bellissimo. Ti voglio tantissimo bene. Ciao, 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 ciao.